Soffiano venti di guerra in Libia. I ministri Pinotti e Gentiloni hanno annunciato un intervento per mezzo stampa, scavalcando completamente sia il Parlamento che il Presidente della Repubblica che, come prevede l'articolo 87 della Costituzione, ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Vi sembra normale tutto questo? La situazione in Libia è collassata da tempo, molto prima che l'ISIS entrasse a Sirte, che è una città che si trova nel nord del paese. Per capire, dobbiamo partire dal 19 marzo 2011, quando, con un attacco dell'aviazione francese, gli Stati Uniti e la Francia e la Gran Bretagna iniziarono l'operazione militare contro l'allora Stato sovrano libico. Da allora, uno Stato con mille problemi, per carità, con un dittatore che aveva tanti scheletri nel proprio armadio, ma che manteneva anche una certa sicurezza e che poteva contare su 200 miliardi di dollari di riserve per una nazione di 6 milioni di abitanti, ha semplicemente smesso di esistere. È stato raso al suolo e i dollari sono spariti. 4 anni dopo l'intervento NATO e con decine di migliaia di morti sulla coscienza, 10.000 secondo alcune stime, e secondo altre fonti invece i numeri sono più alti, la profezia dell'ex presidente Rais Gheddafi poco prima della sua morte è divenuta realtà. Lui disse: "Scegliete o me o Al-Qaeda, avrete la Jihad sulle vostre coste". La Libia, e non da oggi come qualcuno vuol far credere, è un paradiso per i militanti jihadisti islamici e dimostra quanto un intervento armato straniero in paesi arabo-musulmani peggiori sempre la situazione. Ormai ne abbiamo mille prove. Da luglio 2014 la Libia è sprofondata in una guerra civile. Due governi rivali si sono istituiti, uno a Tripoli e l'altro a Tobruk. Migliaia di morti, povertà, aumento delle malattie, centinaia di migliaia di sfollati. Ora, davanti a questo scenario, il ministro Pinotti parla di un intervento armato italiano, facendo anche intendere che il numero dei possibili soldati coinvolti possa essere maggiore di quelli impiegati in Afghanistan, dove stiamo ancora combattendo? L'ISIS ha aumentato la sua presenza e la presenza in Libia, ma rappresenta solo una delle forze jihadiste nel panorama del paese. Alcuni gruppi fondamentalisti, come per esempio Ansar al-Sharia, sono stati utilizzati dagli Stati Uniti d'America in chiave anti-Assad e poi li si sono, come dire, rivoltati contro. Proprio di questo, qualche settimana fa, quando in pochi parlavano della Libia, parlavo con Bruno Vespa Porta a Porta, proprio di questo aspetto. Spesso per buttare Ci giù sono i dei regimi americani. stranieri si finanziano dei gruppi che poi ti sfuggono di mano. Questo è stato Questo l'ISIS, fa parte da della storia da sempre. E sempre, allora, voglio o dire, come già interveniamo solito, lo sa, radicalmente. no? Khomeini quando arrivò per la Esattamente. liberazione, ed è Anche successo Saddam quello che è Hussein, successo, come lei anche sa, Saddam no? Hussein, O lo stesso Gheddafi, che in un periodo ci andava bene e poi è stato buttato giù. E come sta oggi la Libia? Non c'è guerra civile? infatti, noi E siamo. non arrivano più immigrati anche per colpa della guerra civile? Assolutamente, E se tra infatti gli immigrati che arrivano dalla Libia ci sarà qualche terrorista, di chi è stata colpa? è stato un gravissimo errore Chi l'ha bloccare fatto la guerra. quest'errore? Beh, però l'hanno fatto gli americani, innanzitutto, i francesi innanzitutto, E per gli la verità, Stati Uniti? e gli Stati Uniti. E l'Italia ha detto sì o l'Italia si è no? dovuta accodare perché Adeguare. sennò perdeva totalmente Ecco, tutti i suoi interessi in Libia. direttore, qualora il Movimento 5 Stelle dovesse stare al governo, noi non ci saremmo accodati a quel gruppo di paesi che hanno violato dei diritti anche del popolo libico, perché essere alleati degli Stati Uniti e della Francia non significa essere sudditi. Da che mondo è mondo? Non c'è stata ancora la guerra che ha messo fine alle guerre. Non lo sarà nemmeno questa. Quel che ci sta succedendo è nuovo. Il mondo ci sta cambiando attorno. Cambiamo allora il nostro modo di pensare, il nostro modo di stare al mondo. È una grande occasione, non perdiamola. Rimettiamo in discussione tutto. Immaginiamoci un futuro diverso da quello che ci illudevamo d'aver davanti prima dell'11 settembre. E soprattutto non arrendiamoci all'inevitabilità di nulla, tantomeno all'inevitabilità della guerra come strumento di giustizia o semplicemente di vendetta. Lo scriveva nell'ottobre del 2011 Tiziano Terzani. Se solo qualcuno l'avesse ascoltato allora, il mondo sarebbe oggi un posto molto meno pericoloso dove vivere. Che qualcuno lo ascolti ora, prima che sia troppo tardi.